Bella, grazie Cappuccella. Buonasera, buonasera. Gigi, come va? Buonasera Gigi Chop. Gigi Chop, chi è Gigi Chop? Gigi Rosso. Ti hai salvato anche questa Pasqua. In che senso? In mezzo a tanti pecori. Per favore. Questa settimana si è salvate. Mi ha fatto ridere. Don Ciro, com'è andata questa settimana santa? Questa settimana santa di Pasqua addobbati il mio castello con l'albero di Pasqua. Non esiste, quello è l'albero di Natale. Esatto. Esiste, sopra ci ho messo le uova di Chicriniello. Chicriniello? Di Pullanghella. Pullanghella. E di Strunzo. No. Di Struzzo. No, no, era proprio quelli che mi hai portato tu. Allora, ce l'ha con me stasera, Don Ciro. Con due Z, Struzzo. Ce l'ha con me. Diciamo che questa settimana siano venuti a si sposare. Sono venuti a si sposare. Una coppia, ma un matrimonio che non si è capito niente. Ah, c'era tanto casino? No, erano due tedeschi. Tedeschi. Quindi ha fatto un matrimonio tedesco, insomma. La sposa mi ha fermato e ha detto, caro Don Ciren. Don Ciren. Non è che se mette N parla tedesco. Ha detto, io vorrei sposare il vostro castello in Marcondiren. Direndelle. Conosceva anche la filastrocken. Sì. Non si capiva bene. Tanto è vero, ha detto, caro Don Ciren, io non vorrei fare brutte figure. Io ho un mio zio che è un diplomatico. Vabbè, bello. Ho detto, non ti preoccupare, io ho mio nipote che è un laureatico. Ma no, un diplomatico nel senso che è un console. Lavora al consolato. L'ho consolato perché lei piangeva, era un poco tesa. Era un poco tesa. E vabbè, come è stato addobbato sto castello? Il castello è stato addobbato che ho messo un viale di trionfo fatto di Justel. No, Justel. Justel. No, proprio Justel, Justel. Con la Y. Perché non c'entravano. Sì. E mentre camminavano in avanti dicevo Kraut, Kraut. No, 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 diceva, Kraut. No, un attimo, non capisce altrimenti. Lei, semmai, diceva Kauti, Kauti. In italiano. In tedesco è Kraut, Kraut. Krauten. Siccome che avevano i parenti che si smurmuliavano una parte. Sì? In tedesco si smurmuliavano. Parlavano. Si musicavano. Guarda quello come ha vestito, quello come ha vestito. Come allora, è vestito. Allora ho messo un muro in mezzo. Sì, il muro di Berlino. Era molto Berlino. Berlino con la R. Mamma mia, era molto carino, devo dire la verità. E Carlino. Non capisce niente. Per fatto di carciofo e patata. Che bella cosa. E ho diviso i parenti. Ho pensato anche ai bambini tedeschi che si devono divertire. È giusto. Certo. E infatti per i bambini ho sciolto, ho liberato la nostra a mascotte Heidi. Heidi, cos'è? Un cagnolino, un pony? No, sì. No, è una salsiccia 8 kg. Una salsiccia di 8 kg. Che corre felice sui prati di Friarielli. Sì. I sorride nei monti. Le polpette le fa Ma che è Don Ciro? Corre, corre, si arrotola in questi prati di salsiccia e friarielli, proprio friarielli a Zuffun, friarielli a Bavrun, friarielli a Migliaren, si arravolea, si arravolea. E gioca con i bambini, giusto, solo che gioca ora, sai come sono i bambini, uno tira qua, tira là, all'improvviso, aggredito a un bambino. È imbizzarrita. È imbizzarrita. La salsiccia. Non si può imbizzarrire la salsiccia. È inanimata. A un certo punto io ho intervenito. Sono intervenuto. No, tu non sei cacasotto, no. Esatto. Ho detto che ce l'ha con me stasera Don Ciro, Ho guardato da lontano la salsiccia. Lei mi faceva È che è la salsiccia di un toro. Era una salsiccia di toro, io ho preso la curtella. La curtella, un pezzo di Rihanna. Era la salsiccia e la curtella. È femminile. Giusto. A un certo punto quello mi voleva a dare addosso. A dare. E veniva da lontano come Sandocano. Sì, Sandocan. Non mi ho mopto. Non si è mosso, che è mopto? Che? Quello arrivava, io da sotto l'ho sguardato due parti e l'ho messo sulla braccia. Ma dove? Era una mascotte! È mascotte! Ma